È giunto al termine anche quest'anno il progetto di educazione ambientale promosso presso le scuole dell'intera provincia dall'assessorato all'ambiente di Palazzo dei Leoni, insieme tra gli altri all'ufficio scolastico provinciale Ato Messina 3, Messina Ambiente e Tirreno Ambiente, coinvolti 64 istituti per un totale di 200 scuole. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo. Lo slogan riduzione, riuso, riciclo, recupero è stato ormai fatto proprio dalle giovani generazioni che bacchettano i più grandi quando la differenziata in casa viene ignorata. Il progetto era appunto quello di coinvolgere le scuole messinesi e quelle, diciamo, del territorio provinciale a cominciare una raccolta differenziata. Qual è il ruolo che Tirreno Ambiente ha avuto in questa iniziativa? Tirreno Ambiente, assieme ad altri partner privati, ha collaborato a questo progetto proposto dal provveditorato affinché si potesse realizzare al meglio, e i risultati sono evidenti oggi. Tra gli istituti premiati anche il liceo Lucio Piccolo di Capodorlando, primo classificato nella categoria gioco online. Per insegnanti e alunni si è trattato di un progetto davvero coinvolgente. I ragazzi sono stati entusiasti veramente e coinvolti a preparare tutti questi lavoretti con del materiale che era ormai obsoleto o riciclato. La cosa importante di questo progetto è avergli fatto capire che i rifiuti inquinano l'ambiente, quindi è giusto riciclare, riadoperare, riutilizzare. Vi siete divertiti davvero a fare tutto questo? Sì, abbastanza. E oltre a tutto il riciclo ci siamo soffermati maggiormente sui RAE, cioè rifiuti, apparecchiature elettriche e elettroniche. Molto importante è non dispenderli nell'ambiente perché sono inquinanti e contengono i cloro, fluorocarburi. Questi oggetti dove li avete presi? Tutti a casa? Sì, la maggior parte a casa, e abbiamo creato varie cose.